Allora, sarà una lunga introduzione. Intanto, un atto che vado a mettere un po' alla luce, vado a sistemare. No, in realtà è buono così, no, dai, rimango così. Poi che ne so, quando fa notte fonda mi metto ad attivare la luce, accendo la luce. Ma comunque, oggi a cosa reagiamo? Oggi reagiamo ad un video di Banshee, no? Non mi ricordo come si chiama. Beshni. Il video è quando gli youtuber fanno musica. In realtà ci volevo reagire ieri a questo video qua, però diciamo la reaction non mi ha convinto. Però hey, non preoccupiamoci perché diciamo mi è ripresa un po' la voglia di reagire a questo video. Oggi volevo fare una reaction e alla fine diciamo la voglia di reagire a questo video si è un po' ripresa. Questo video l'ho scoperto grazie a Poldo, che nella sua ultima, che ricaricando la Poldo TV su YouTube, mise nel titolo lo strano periodo delle canzoni di YouTuber. Quindi ho controllato quel video là. Sono andato a ricontrollare quella live della Poldo TV e ho trovato quel video. E quindi oggi ce lo reagiamo. Ma signori, allora, ragazzi, annunci dell'estate. Allora, sappiate, in realtà è ancora presto per poter, diciamo, dire vi dico un paio di cose che potrebbero succedere quest'estate. Il primo, allora, potrei iniziare una nuova serie. Allora, io ho sempre pensato che un giorno dovrei fare delle YouTube poop sulle serie dei cartoni animati. Bene, potrebbe uscire questa serie, potrei pubblicare questa serie che, diciamo. Cioè, allora, in pratica io metto delle sigle dei cartoni animati, però metto dei videoclip che non c'entrano niente con quelle sigle e metto in sottofondo quelle sigle là. Quindi oggi mi è già venuto in mente qualcosa, ma vabbè, vi dico che a cosa mi sono ispirato. Ciò a cosa mi sono ispirato è un video di Mr. Poldo Akbar. Ho conosciuto anche come Poldo, vabbè, lo conoscerei sicuramente come Poldo, ma quando faceva prima faceva le YouTube Poop e si chiamava Mr. Poldo Akbar. Il video si chiamava. Aspetta, devo ritrovare una foto su. Ok, ragazzi, ho trovato quell'immagine. Allora, il video si chiama Caparezza sta bene con tutto. Ed ovviamente, allora, il video erano dei videoclip di Capa con di sottofondo al canzoni che non erano sue. Ed era un video bellissimo, cioè ragazzi, andatevelo a rivedere, un capolavoro. Ebbene, dovete sapere, oltre ad essermi ispirato a questo video, dovete sapere che ha dato la sua opinione a questo video Capa stesso, rispondendo su Twitter, aspè, con ha ha ha. Ha ha ha. Cioè, è bellissimo. È bellissimo, ragazzi. Salvo nella galleria perché è qualcosa di incredibile. Ma quindi sì, ho già detto che mi ero ispirato. Che mi sono ispirato a quel video là. Caparezza sta bene con tutto per questa serie. C'ho già alcune idee. Ma comunque, dopo ben 4 minuti di intro, direi di passare al video. No, ma sono scordato un'altra cosa. Gaming. Allora, so già che quest'estate potrei riportare qualche gioco Lego, cioè potrei rigiocare ad un gioco Lego, ma diciamo che però devo fare spazio perché mi si sta accorciando lo spazio che ho per poter registrare, quindi devo fare un po' di pulizia della memoria per poter avere, diciamo, tutto il tempo che ho bisogno per poter registrare un gameplay. Ma poi vediamo, però probabilmente riporterò qualche gioco Lego, forse ne giocherò ad uno nuovo, perché effettivamente ne ho acquistato uno nuovo. E non so se fare un'altra carriera su FIFA, poi vediamo, ma noi nel frattempo direi di iniziare, dopo ben 5 minuti di intro. A6 a... A... Aspetta.
Dovete sapere che gli youtuber che fanno musica è un tema che con cui ho avuto esperienza. Io su Guitar Hero, cioè Clodiro, su Clodiro ho ancora due chart con un sacco di canzoni, tipo intro degli youtuber, ma anche tantissime canzoni di youtuber. E abbiamo già trattato questo tema. In un video, in una tier list che ho pubblicato il 1 settembre 2022, dove facevo vabbè, facevo la tier list delle canzoni degli youtuber, quindi sì. Mi chiamano Sorri! Mio Dio, Sditex, che vabbè, ormai è scomparso, ora fa tipo l'ortopedico, cioè. Abbastanza tempo su YouTube da spettatrice per riuscire a Sì. delineare un profilo più o meno accurato del ciclo vitale di uno YouTuber. La nascita. Ok, ciclo vitale youtuber, ok. Fama, tempo, allora nascita, crescita con Grow My Life, Crossbar Challenge, picco, branding, uovo di Pasqua, problemi con fisco, salutiamo Stepney, del chill, la feed. La crescita, il picco, la Canonico. prendizzazione e poi una serie di strade che si possono percorrere che vanno dalla propria stabilità fino alla fine della carriera. Ma tra challenge e picco. Che tra l'altro, parlando di Sditex, cacchio, il video dei 10 youtuber che dei 10 youtuber scomparsi di Poldo. Io mi ricordo che ci dovevo reagire a quel video. Cioè, avevo fatto una reaction a quel video, ma l'ho cancellata perché tipo mi ero dimenticato di attivare la voce. Quindi sì, si sentiva solamente il video di Poldo. Addirittura il video, tra l'altro, me l'ha anche commentato un mod di Poldo. Cioè. Ragazzi. Con i fan e controversie c'è sempre stata una costante nel ciclo vitale di uno youtuber ed è la musica. Ciao, sono Vesmi, in Infatti, a questo canale. noi ci piace la musica. A noi ci piace la musica. Noi la ascoltiamo la musica. Parlo di quello che mi piace e la cosa che mi piace oggi e di cui voglio parlare è la musica e voglio analizzare il suo strano rapporto con gli youtuber. Sembrava quasi Ok. un passaggio nel ciclo evolutivo dello youtuber. Nel periodo d'oro di YouTube, sto parlando degli anni Boh. 2000. Comunque, non so se ne ho già parlato, però sì, mi sa che ne ho già parlato, però vabbè, ve lo ripeto perché è sempre tipo uno dei commenti più votati con più like sotto il video di Ciccio, il video fatto da Ciccio Gamer dopo tipo il Romix 2016 quando gli lanciarono il cornetto era che tipo quello fu il momento dove morì YouTube Italia. È perché io non lo so, perché comunque le persone considerano anche il 2017 e il 2018 come il periodo d'oro. Vabbè, forse anche il 2019. Ragazzi, io odio le persone che letteralmente un anno dicono ah, il peggiore di sempre e poi l'anno dopo c'hanno lo. Io le odio le persone, io le odio queste persone, ok? Veramente, io le odio. Letteralmente il 2020, Covid, tutto, e tutti a dire, ah, mi mancano. Oh, vabbè, scusate se sono stato troppo volgare. Però, oh, tu cambi opinione, cioè, non cambiare opinione, cioè. Fino al 2018 circa, non c'era un singolo creator che non avesse rilasciato musica. C'era chi faceva canzoni. E c'ho i Maroni pieni. E c'ho i Maroni, mio Dio, Favij. Io mi ricordo di Pantellas, tipo la parodia Faccio schifo, tipo che c'era tipo il porcone, il sushi, Parodia, chi cover serie. cioè. I miei Conto Te hanno fatto una cover di Sofia di Alvaro. Addirittura chi scriveva canzoni. Vabbò, Manu che ha fatto canzoni come canzoni per Luke 4316 come tutti in discoteca con Luke, senti, e poi anche vabbò, Hakuna Matata, che mio Dio, Sditex che fa, vabbò, è ritornato Sditex, Youtuber dal calibro di Curry Favi e non Voltar. ok. Curry Fabio, sì, Fabio, mi ricordo anche la canzone di Gianluca.
E tutto detto, sì, è bellissimo. Le canzoni su Favij avevano questa atmosfera tragica che veramente. R/ I'm 14 this is deep. Devastava. Ma sulla carta in realtà non è così strano perché YouTube e la musica non sono due linee che corrono parallele. Il sito infatti è ottimo per gli artisti esordienti che hanno bisogno di una spinta per far partire la loro carriera musicale. Infatti, c'è questo documentario su Sky Now. Allora, ogni volta che letteralmente ero abbonato a Sky Now, io mi recupero sempre questo documentario di nome The 2000s, che è un documentario sugli anni 2000. Balle mi recupero solamente, mi sarò tipo visto i primi tre episodi, mi guardo e tra questi tre episodi mi sa che mi è piaciuto tipo solamente uno, che è quello infatti sulla musica. E ad un certo punto si parla di come i social media hanno lanciato artisti come ad esempio Justin Bieber. Non so perché l'ho detto. E su YouTube ci sono sempre stati canali di divulgazione musicale, come per esempio i canali Vevo. Il Infatti. discorso è però diverso quando stiamo parlando di YouTuber con una carriera già avviata che non ha niente a che fare con la musica, che a un certo punto iniziano a rilasciare canzoni. Secondo me però è giusto dividere gli YouTuber che fanno musica in due categorie, quelli con evidenti intenti comici e quelli invece che fanno sul serio. Sì, beh, dopo le Sono parodie. lieta. Pietersi d'Italia, gli diavo, mio Dio, le parodie. Vabbè, le parodie dei Pantellas, mio Dio, quelle su Sanremo, su le canzoni degli anni 90, quelle sulle sigle, mio Dio. Dal primo gruppo, se c'era qualcosa che agli albori di YouTube andava davvero di moda, erano le parodie. Parodie di canzoni solitamente preesistenti che Infatti. si basano o su un tema specifico oppure sullo YouTuber stesso. Nel primo caso il testo voleva strappare un sorriso parlando di qualche tema che potesse risultare divertente o Sì, relatable. Per esempio infatti. le hit di Xmurri. Mio Dio. Quella su tipo la pasta, non mi ricordo come si chiamava, ma me lo ricordo, mio Dio. Quello che sì, sulla carbonara era che mi è appena rivenuto in mente una top 10 di Watchmojo Italia. Che cioè, questo mi ricorda una top 10 di Watchmojo Italia su tipo le bruttezze culinarie che diciamo storpiano l'Italia, tipo la pizza con l'ananas. Ma tipo, nella top 10 non c'è la pizza con l'ananas, e no. E vabbè, diciamo erano storpiature culinarie. E tipo ad un certo punto c'era la canzone di Xmurri della carbonara. Facevano leva su Sì. uno humor un po' datato. YouTube Dance. E arriva, boh, quella era originale però. Con temi tipo le fidanzate esigenti o la panna sulla carbonara, Infatti, no ecco. way. Oppure i Pantellas che a quanto pare un anno fa hanno fatto una canzone sui Maranza. Secondo Gramaranza, cioè. caso invece a lanciare la moda delle canzoni sui creator stessi fu proprio Snitex, che negli anni collaborò con decine di creator per creare delle canzoni parodie dedicate a loro. Snitex ha realizzato decine di canzoni comiche che andavano dalla Illuminati Crew fino ai Mates. Mio Dio, a te che illuminate dai soldi, la faccia. Ma mio Dio, poi va bossurri, cioè. I Mates in particolare collaborarono con Snitex per far uscire una serie di canzoni parodia, una per canale, nel 2016. Canzoni Ok. sulla loro amicizia, Drag me down, stressed sullo out. stress di montare video, sulla fama che gli dà alla testa Figo. e sull'estate. E poi anche un bonus, una parodia natalizia di Lemmy Love You, dove i Mates girano vestiti da Babbo Natale per Milano, regalando doni ai passanti. Io me la ricordo sta parodia per una cosa che avevo citato nell'ultimo Wufufu che ho fatto sulle sigle di cartoni animati. Erano che, ma tipo, ragazzi, era il primo incontro quando ho detto sto aneddoto. Il primo che vi ho raccontato. Di queste compilation di remix di canzoni fatte nelle YouTube Poop di Frederick Frankenstein. Ecco,
Io mi ricordo che tipo ad un certo punto c'era un remix da una sua YouTube poop sull'intervista doppia con Jumpytech e Murry. E tipo ad un certo punto c'era il remix di Drag Me Down, no, non di Drag Me Down, di Let Me Love You. E c'era come video di sottofondo questo qua. Cioè, è bellissimo perché Jumpytech e Murry, vabbò, dell'Illuminati Crew, mentre vabbò, i Mates. Ma questo è un video a parte di beneficenza. C'è Sì. però un particolare che ho notato e che accomuna tutti questi video. Si tratta di un disclaimer presente a inizio e fine video, dove i membri. Vabbò, tutti possono. Vabbò, sì, non sono un cantante, mio Dio. È stato usato sempre quel disclaimer. Sempre! Da tutti quelli. Da quando c'è. Ci ricordano che loro non sono dei cantanti e che con queste canzoni non intendono proclamarsi tali. A pensarci Mio ora sembra Dio. essere una nota superflua, perché no, anima, tranquillo, non mi aspettavo che tu droppassi tu Pimpa Butterfly. Siamo su YouTube VIP, noi Kendrick Lamar se fosse picche, infatti. Io non me so. Al tempo non era così scontato. Con i fan ovviamente arrivavano anche tanti haters, e se c'era una cosa che per loro era molto indigesta era quando lo youtuber usciva dalla propria zona di comfort. Gli youtuber in quel periodo erano in piena capitalizzazione ed Ah, boh, il libro di Favij. era inconcepibile per l'italiano medio che loro facessero soldi o che addirittura si affidassero ad agenzie di influencer marketing. Sembra un video di YouTube anche io, no? È fatto in realtà da Zeb 80. Boh, è molto noto Zeb per essere. Non so se definirlo hater di tutto, ma va bene, non lo so. Il lavoro dello youtuber era visto come un rubare soldi, soprattutto da coloro che avevano il padre muratore o operaio, e fidatevi che tutti gli hater avevano il padre muratore o il padre operaio. Quando poi il creator in questione addirittura. Mio Dio, social, vabbò, questo trattato da Poldo nel video su il fallimento dei film degli YouTuber. Mio Dio, quel video, ragazzi, capolavoro. Girava film, pubblicava libri o faceva Mio canzoni, si prendeva un sacco di. Dio, qui parte la ship di Anthony Di Francesco, che tra l'altro, che per un periodo era tipo il video con più dislike tipo di tutta YouTube Italia, se non mi ricordo male. Merda, anche perché qui non solo venivano rubati dei soldi, ma veniva rubato qualcosa di ancora peggio, ovvero l'opportunità. Agli attori che studiavano recitazione, agli scrittori che non riuscivano a farsi pubblicare dalle case editrici e ai cantanti che, nonostante il talento e gli studi, non venivano notati. Per questo i Mates si sentirono in dovere di specificare che le canzoni erano fatte soltanto per divertirsi e che loro non erano dei Ok. cantanti. Fatta questa premessa, funzionarono? Assolutamente sì. I video fecero 1 milione di visualizzazioni e furono ben accolti. In generale, quasi tutte le canzoni parodie degli youtuber. Cioè, mio Dio, Mahmood soldi, Mando, ma costano più di Cristiano Ronaldo. Cioè, quella. Cioè, io me la ricordo sta parodia di. Cioè, ragazzi. Superavano il milione di visualizzazioni anche in tempi recenti, dove il genere è un po' passato di. Scorreggiando. Mio Dio, Manuel Aschi. Io me lo ricordo per le battaglie rap, Manuel Aschi. Credo sia stato tipo un. Ma credo l'unico che ha portato le battaglie rap in Italia. Perché ragazzi, le rap battle in America su YouTube, ragazzi, sono diciamo qualcosa che io sto esplorando effettivamente. Diciamo che solo Manuel Aschi ha portato questo genere in Italia, cioè questo format, diciamo, ovvero le battaglie rap. Ragazzi, mio Dio. Tutte le battaglie rap sul calcio, quella tra i Mets e gli Illuminati Crew, ragazzi, vi consiglio di ascoltarla. Cioè, io non mi ricordo altre battaglie rap. L'ultima battaglia rap che ha caricato è tra Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Alcune canzoni diventarono talmente memorabili che erano dei veri e propri tormentoni che ci ricordiamo tutt'oggi. Soprattutto io mi ricorderò per sempre del 2016, quando la notte del 24 agosto, nella mia casa vacanze di Teramo, fui svegliata da una scossa del Ok. terremoto di Amatrice. E io, invece che andare a svegliare i miei genitori. Normalissima giornata in Abruzzo. Vabbè, ragazzi, io non lo so. Salutiamo tutte le persone abruzzesi. Avvertirli che avevo sentito qualcosa di molto strano, per tranquillizzarmi, ascoltai Estate dei Mates fino all'alba.
Prova a battere me, che letteralmente io mi ricordo che tipo avrò fatto un paio di notti dove letteralmente mi cambiavo, mi, non do, al posto di dormire mi cambiavo mutande, cioè. Farvi capire la presa ferrea che aveva quella musica su di me. Scuola finita, tutti al mare. Io sto. Io ho 12 anni nel bel mezzo di inenarrabili disastri climatici. Cioè. Mio Dio. Lottare. Però ora vorrei passare alla seconda categoria di YouTuber, sovvero Ah, yes. quando sono serio. Boom baby bye, boom baby, aspettoso. Vabbè, salutiamo tutti i fan di Blur. Parlo di YouTuber che, approfittando di una fanbase già molto solida, iniziano a rilasciare canzoni nella speranza di poter parallelamente avviare una carriera musicale, anche se il loro canale con la musica non ha niente a che vedere. Quindi le Cioè. canzoni non sono ironiche e il desiderio è quello di essere presi sul serio. Un esempio è Ok. Greta Menchi, che a più riprese ha cercato di Greta, cioè, fuori di me. rilasciare musica, ma con scarsi risultati. Dice of cringe. Comunque è incredibile come al tempo noi guardassimo questo video e pensassimo che fosse una hit. Si può dire la stessa cosa anche di Joker. Boom Baby è Vabbè, probabilmente. in realtà ha fatto altre canzoni Joker oltre a Boom Baby, ha fatto tipo una contro il bullismo. La canzone più ascoltata in Italia, ma non per i motivi previsti. Vabbè, Blur. Infine, io vorrei prendere in esame il caso di uno youtuber americano che ha fatto tanto parlare di sé, che penso Ok. conosciate, Dream, il creator di Mio Minecraft. Dio, Dream. I wear a mask with a smile for hours. Ma Dream ne ha fatte tantissime, cioè ha proprio ci ha costruito una carriera sulle, però mio Dio. Probabilmente l'uomo più amato e più odiato sulla faccia del pianeta allo stesso tempo, con una nomea di accuse non Cioè, minori. Dream che si fa i minori. Proprio lusinghiere nei suoi confronti, colui che è riuscito a menarsi con Gumball. Mio Dio, aveva, cioè. Mettiamo da parte questo e parliamo della sua carriera musicale. Anche Dream, infatti, dopo il suo planetario successo, ha iniziato a pubblicare canzoni, tra cui la più famosa, Mask, E che parla appunto infatti della funzione della maschera che per tanti anni ha celato il suo volto e che forse per preservare la sua salute mentale. sì, Dream è veramente bello. Io mi sono sempre chiesto dove viene sto sgorbio. L'ho visto in 3 miliardi di meme. Dove viene sto sgorbio bianco? Avrebbe dovuto tenere su. Poco da fare, Mask è diventata virale, ma a costo di diventare un Infatti. meme. Per il sound fastidioso, per il mixing eccessivo per celare le evidenti lacune vocali di Dream e per il testo estremamente didascalico sul tema già visto e rivisto dell'indossare una maschera che ci fa apparire felici anche quando non lo siamo. We live in a society, womp womp. Per We non ridere, live in a canzone, un vero meme fu il video musicale, un'animazione al pari di quei film pezzotti tipo Ratatouille, dove Dream sembra. cioè, ma anzi, animazione tipo che ti mostrano a scuola. Cioè, tipo animazione, quelle animazioni sul lavoro. Essere un benteno Un oleato, e a un certo olive punto è costretto a prendere le sue normal pills perché ancora we live in a society. bed. Mi è veramente difficile capire come uno youtuber con un tale seguito non avesse abbastanza intelligenza strategica per riguardare il video e capire che non era postabile. Ma Dream, anche dopo questo flop, non ha voluto fermarsi e nel 2023 ha rilasciato un intero album, To Whoever Who Wants to Hear. Addirittura. Nessuno vuole sentire sto album. Una delle canzoni Everest ha il featuring di un rapper molto noto in America, l'amante delle MILF, Young Gravy. Ora, io Non sono ok. dell'opinione che non sempre la musica vada presa troppo seriamente e il poster di Young Gravy dietro di me lo attesta. Però Gravy non fa dei testi molto impegnati e il fatto che tutti abbiano detto che il verso di Gravy era la cosa più bella dell'album è. I link dream with a fine less noise playing also a sir. Nemmeno in questo caso il mixaggio selvaggio è stato abbastanza per salvare Dream, che è stato completamente stroncato da tutti. Però Vabbè, Anthony Fantano, Dream, cioè. se c'è una cosa che devo apprezzare di Dream è la tenacia, perché nonostante tutto ha iniziato un tour.
E anche quello è diventato un... Babies before they develop neck strength. Cioè. Oddio. Poi io mi ricordo gli innumerevoli meme tipo. Tipo con lui che. Con lui tipo che. Con live sul palco che tipo cantava cover di canzoni per renderle. Vedremo dove l'ispirazione poetica porterà Dream, però per ora non molto lontano. Tornando in patria, perché le canzoni dei mates che citavano a fare esperienze, posti conoscere, i temi insieme, le sfide tragiche, sì, ma invece la canzone di Joker più impegnata sul Infatti, no bully, era quella sul bullismo. bullismo, no? Semplicemente perché al pubblico non piaceva vedere lo youtuber che fingeva di essere qualcosa che non era. E qua capiamoci, se metti Favij a cantare in un video è ovvio che si tratti di uno scherzo e che lui non pretenda di essere preso sul serio. E Disclaimer. ora ha fatto veramente una No, ho canzone. preziosi dose pacello in piscina che cantano di fare il disagio. Rimangono nei confini sicuri del loro personaggio, che il pubblico non era in realtà conscio fosse tale, ma pensava che fossero solo loro stessi. Ma metti Joker a fare il rapper e si beccherà una valanga di odio perché non si sta comportando nel modo che si è costruito per lui. Il pubblico cosa? Però ragazzi, quella canzone. Vabbè, ragazzi, è diventata un'icona dei meme, Boom Baby Bye, Che stia fingendo di essere qualcuno che non è un cantante, crede che stia recitando la parte di un personaggio e questo non piace, anche se sì. magari il decidere, nonostante tutto, di provare a fare musica potrebbe essere la cosa più personale Cioè, che diciamo lui che Boom Baby Bye è un piacere colpevole, ho trovato il termine. possa decidere di fare. Il feedback di Io dico, Dream. devo reagire, forse ci devo reagire tipo al video quello là sui Guilty Pleasure. Mio Dio, anche se in realtà, non lo so. Poi ovviamente dall'oggettiva orecchiabilità della canzone e dalla percezione che il pubblico ha dello youtuber. Questo discorso vale per Greta come per qualsiasi youtuber, anche i più amati, che decidesse di mettere il piede fuori anche solo di un millimetro dai confini del proprio personaggio. Prima di chiudere il video vorrei fare delle menzioni onorevoli. Prima di tutto a Favij, che ha da poco fatto uscire una Sì, canzone che io infatti. veramente non sono proprio riuscita a Ecco qua. incasellare. Il pezzo si chiama Anche Meno, pubblicato Anche non solo su meno, YouTube, cioè. ma anche su Spotify sotto lo pseudonimo di Lore. Parla di Favij che è stanco del politically correct e si sfoga e fa il Ok, pazzo. leggiamo un attimo il testo su Genius. Qua fuori è pieno di supereroi, ma poi sono come quelli di The Boys. Parlo chiaro e qua nessuno mi capisce. A sta canzone partendo un po' triste. Dammi qualcosa che carica, che mi risale la stamina. Stavolta un sapore di plastica, metto un po' di paprika. Poi trema la camera, un asso nella mano e ascolto la gente che blatera. Non mi basta fare solo ciò che vuole la massa, vado dritto, faccio come la cassa. Voglio fare più rumore come quando passa una Mustang. Io voglio dare alle fiamme tutto sto family friendly. Avete rotto le palle davvero? Vi stacco la flebo e ci ficco il veleno. Sì, ma anche meno. Ah, ma anche meno, anche meno. Tutti influencer mi invitano alle feste, ma a me non mi interessa se sto con certa gente di sale delinquente e ho dentro la testa. Voglio dire ciò che penso senza dover stare attento. Me ne fotto il tuo consenso. Se vuoi ti presto il cervello e passi per fesso a fare l'onesto. Pare pazzesco a non vederci presto. Non mi basta fare ciò che sono. Dirotto aereo e bilancio. Essere stato per tanto tempo sotto le cuffie, hell yeah! Anche qui Cioè. viviamo in una società, non so se scherzosa, non so se Perché seria, ma tutti i Joker per fare le canzoni? penso che la verità stia nel mezzo, quindi la mettiamo non classificata. Di sicuro però mi ha dato una botta nostalgica perché un ritornello di questo genere non lo sentivo proprio dai tempi d'oro. Sì, ma anche meno. Volevo menzionare, non so Bello. se ve lo ricordate, anche Manu, che ha basato la sua intera Vabbè, Manu, ragazzi. carriera musicale a dedicare canzoni Lui a... è letteralmente il Freddie Mercury. Cioè il Michael Jackson della musica per gli YouTuber. agli youtuber. Non ho messo Manu nella stessa categoria di Snitex perché su YouTube lui si è sempre posto come musicista con il sogno di diventare un cantante, quindi è un discorso ben Cioè. diverso. Il fatto curioso era come sì, molte canzoni di Manu avevano dei toni scherzosi, ma Gesù, se la maggior parte era intrisa di questo sentimentalismo, un po' esagerato direi. Io da piccola non capivo perché una canzone su Luke 4316 dovesse essere così tragica, però... 200.000 cuori pixelati.
Però nessuno tocca, però non tocca, però nessuno toccherà Gianluca e tutti in discoteca con Non ci Luke. potevo. Nessuno. Cioè, 200.000 vabbò, Tony F. follower. Uno dei suoi ultimi pezzi dedicati agli YouTuber fu Fuga da Marte 3, la guerra dei mondi, dedicata ai Mates. Cioè, Cioè, bello o brutto che fossero, nessuno potrà mai cancellare la portata astronomica che le canzoni dei creator hanno avuto su YouTube. E io non riesco a immaginare un mondo senza l'attacco più forte della storia della oh, musica. vedrai, non siamo i Siamo i Mates. mates. Mio Dio. Ah, allora, be bel video. Ragazzi, dai, è stato un bellissimo video, ma ragazzi, speriamo che un giorno faccia quella cacchio di reaction a quella cacchio di top 10 di WatchMojo Italia con Giorgio Vanni, che è talmente dal primo wufufu che ho fatto sulle sigle dei cartoni animati, che io dico, ah, lo voglio... vedremo. Intanto devo portare un nuovo gioco, perché ve l'ho già detto, purtroppo... purtroppo, my friend Pedro, mi sa che siamo vicini alla fine, ma non lo so, poi vediamo. Ciao.